Va in archivio un'altra domenica calcistica ricca di colpi di scena, 6 partite valide per la sesta giornata di Serie A. Aperto le danze la capolista del campionato, il Milan, la squadra rossonera trascinata dal solito Ibrahimovic, vince 2-1 a Udine, resta al comando con 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pari. Vantaggio milanista con Kessi, pareggio friulano di Dapol sul calcio di rigore, poi all'83esimo Ibrahimovic decide il match con una splendida acrobazia del suo ricco repertorio. Il diavolo non brilla, ma è pratico e forte di un giocatore come Ibra. Per gran parte della gara non è stato un bel Milan, soprattutto dopo aver subito l'1-1 dell'Udinese. Quando sembrava inesorabilmente incartato in mezzo a mille frenesie, meccanismi saltati e mancanza di lucidità, ci è pensato il fenomeno svedese capocannoniere con 7 centri. La striscia di risultati utili post-lockdown tra campionato e UEFA sale così a 24 gare. Per i friulani invece un'altra sconfitta alla quinta in 6 gare. Sassuolo sbanca Napoli 2-0, ora il secondo in solitaria a quota 14, decidono Locatelli dal dischetto e l'interessante 22enne centrocampista di Scuola Lopez. Un passo indietro per Gattuso, Napoli sempre sulle montagne russe, dopo la sconfitta in Europa contro l'Akhmar perde ancora in casa, un brutto passo falso, soprattutto se consideriamo che il Sassuolo è sceso in Campania senza 5 titolari. La Juventus ritrova Ronaldo, torna a vincere 4-1 bianconero a Cesena contro la Spezia. Roma-Fiorentina 2-0, Spinazzola più Pedro con un gol per tempo, la Roma raggiunge Inter in Napoli a quota 11 punti, uno in meno della Juventus. Olimpico-Grande Torino con un pazzesco 4-3 in casa del Toro, la Lazio quindi li rilancia. Dulcis in fondo, il derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa 1-1. Un'altra stracittadina che paga l'assenza di pubblico sugli spalti.